Buonasera, benvenuti qui dallo G Sport Village. Torneo amatoriale, si sfideranno questa sera Evergreen contro Octopus. Parte il match, primo possesso Evergreen. Palla che viene servita ancora in attacco sconcio, tenta di servire subito la numero 8 Samantha Sabatini, ma la palla viene intercettata da Francesca Fiore e finisce direttamente sul fondo. Giorgia viene servita qui sulla destra, vede sola ancora Francesca Fiore, ma grandissimo intervento di Scuncio. Partita iniziata molto vivace, le emozioni se la stanno giocando. Subito palla conquistata intanto da Giorgia. Chiedono due a Francesca, ma il passaggio è errato. Silvia Scuncio capisce tutto. Passaggio in avanti per Ziveri, che potrebbe calciare, ma tira troppo centrale. Il portiere risponde bene. Ancora Lua, Beatriz. Si ferma, aspetta che sale Caterina, che perde però questo pallone, lo conquista Di Giacomo, tenta una puntata lei e arriva il gol del vantaggio Evergreen, 1-0 al settimo minuto con la numero 21. Palla intanto in mezzo, ancora Di Giacomo, la controlla per Scuncio che potrebbe calciare, tiro di Scuncio, palla deviata in angolo. Parte l'angolo, palla fuori per Ziveri, tiro di Ziveri, di grandissimo gol di tacco di Sabatini, 2-0, grandissima giocata della numero 8. Grande giocata di tacco intanto di Ziveri per Di Giacomo, Di Giacomo supera elegantemente il numero 2, tiro, risponde il portiere, ma c'è solo Sabatini, questa volta non riesce a portare a 3 le reti degli Evergreen. Scuncio gliela tira addosso, guadagna una rimessa. Quindi rimessa in fuori Evergreen. Sembrano davvero stare in partita le ragazze in maglia verde. Viene servita intanto Scuncio. Controlla bene questo pallone, non si fa soffiare la palla da Fiore. E comincia dietro da Di Giacomo. Scavetto in avanti per Ziveri, contrastata 1-2. La palla rimane ancora lei. Tenta il tiro, incredibile traversa della numero 9. Aspetta, forse. E troppi palloni persi in punti del campo, pericolosi. Si riparte vicino intanto da Scuncio. Gira per Ziveri. Affrontata da Angela, ma riesce comunque sia, o meglio prova a servire Sabatini. Passaggio un po' lungo, giocata di tacco di Fiore. Ancora Beatriz, ancora per Fiore, potrebbe calciare. Bellissima questa azione di Octopus, ma risponde bene il portiere. Angolo Evergreen. Palla fuori per Ziveri, deviato il tiro e ancora fallo laterale in attacco. Ancora Scuncio la battuta. Fanno movimento Di Giacomo e Sabatini che esce dall'aria intanto. Sabatini tenta una giocata, invece fa una finta, se la porta sul destro, tenta il tiro, un'altra traversa da parte di Evergreen. Montana cerca di superare Fiori che non si fa superare, grandissimo intervento difensivo numero 17 che poi con un tacco libera grandissimamente Beatriz che rientra sul suo destro. Di netto, passaggio per il capitano, incredibile azione sfumata ma grandissima ripartenza. Tanto Scuncio, grande giocata di Giacomo, ancora per Sabatini che punta la porta, Sabatini tiro e c'è il gol, arriva il 3-0 in un momento positivo per l'Octopus. Sfrutta l'unica azione e porta l'Evergreen con 3 reti di vantaggio. Riesce a tenere il pallone Ziveri che di forza prova a portarselo avanti. Tira la posizione difficilissima Ziveri. Tanto è uscita dalla porta la numero 9. Si presenta subito in attacco. Beatriz combatte bene con Ziveri. Palla per Fiore. Si gira molto bene. Fiore, tiro di sinistro. Palla al lato. Ancora Fiore. Beatriz.
Grande passaggio per Fiore che forse la lascia scorrere, ma Fiore riesce lo stesso a trovare la rete. Grandissima giocata e partita riaperta. Beatrice vede e serve Giorgia, ma Di Giacomo non si fa superare, anzi guadagna pure una rimessa laterale. E su questa rimessa finisce il primo tempo con il risultato di 3-1 per Green. Esce molto bene, palla al piede, palla carina, Di Giacomo è lunga. Catena di conquista per Sabatini però. Catena di conquista pure lei. Ancora Di Giacomo, serve in mezzo sconcio, che da sola al volo prende la traversa. Fiore non controlla questa volta bene, intanto sbaglia pure lei, la mettono in mezzo, palla per Sabatini da lontano, fa la finta del tiro, cerca di servire Monia, ma palla in cristallo per Dice, è un 2 contro 1, Fiore potrebbe andare in porta, invece serve Angela e c'è il gol del 3-2, accorcia di nuovo le distanze l'Octopus. 3-2, Ziveri, sbaglia il passaggio, Fiore conquista, ancora lei, grande giocata di Fiore, suola. Tenta l'imbucata ancora per Angela, la palla che rimane lì, ma Sabatini riesce a liberare e guadagnare la rimessa laterale. Partita viva più che mai, 3-2. Di Giacomo, palla per Ziveri, verticale. Ziveri riesce a girarsi, vede inserimento ancora di Giacomo che è sola e questa volta no, nemmeno adesso viene battuto il portiere. Adesso ha preso molto campo la formazione di Octopus. Palla per Giorgia che riesce a proteggere bene, grande colpo di tacco per Beatrice che però non riesce a trovare la porta. Questo pallone riesce a girarsi sul sinistro e in qualche modo prova a servirla in mezzo, ma guadagna un angolo quando manca un minuto e mezzo. Chiude quindi in attacco Octopus. Pallone forte per Giorgia che tenta una giocata di tacco. Di Giacomo sbaglia il passaggio, riconquistata anche questa Beatrice. Con la punta riesce a servire Giorgia. Palla per Maria Grazia che è sola, ma grandissima uscita di Francesca che non si lascia battere, ma la palla rimane ancora lì con Beatrice che prende pieno di Giacomo. Un minuto di recupero, chiamato adesso al direttore di gara. Ultime speranze con Beatrice, tira e trova la rete del pareggio proprio allo scadere, 3-3, meritatissimo per come stava giocando questi ultimi minuti la formazione in maglia nera. 3-3. Adesso si versa tutto in attacco Evergreen per trovare questa vittoria negli ultimi secondi. Palla che finisce in angolo, attenzione, angolo finale. Vediamo che schema proverà la formazione, maglia verde, la battuta numero 21. Serve in qualche modo in mezzo, palla che arriva fuori a sconcio ma finisce qui, 3-3. Bellissima partita.